Eccoci, allora ogni giorno, così lo ricapitolo un attimino per tutti, prima delle 8 vi mando il report sui frattali che sono il motore del portafogli che ormai avete già visto più volte nel blog e abbiamo visto anche qui in Trading Room. Progetto molto molto ambizioso, molto molto interessante che partirà nella seconda parte dell'anno, per cui fino a quando non avremo capito bene il tutto, insomma, parliamone tranquillamente perché ci dà degli spunti interessanti sui quali riflettere. Lo stiamo vedendo girare in tempo reale, e quindi, ripeto, comunque ci aiuta a crescere. Ci aiuta a crescere, ad esempio, su un punto fondamentale. Io ho detto stamattina una cosa importante che voglio registrare e ribadire. Io mi sono posto in questo momento un obiettivo a livello mentale ed è il seguente. Mi sono detto, Fabri, devi trovare delle idee di trading per continuare nello sviluppo del portafoglio, eccetera, e anche del mio trading personale, che non siano delle idee che tu possa trovare su altri grafici. Altri grafici vuol dire prendendo spunto dal ormai insomma notissimo libro di Larry Williams, dove ha fatto vedere un grafico costruito con il lancio della monetina o il grafico che andava a riportare le temperature dell'ambiente, rilevate nell'ambiente. Ecco, allora io mi sono posto questo obiettivo, no? Cioè trovare delle idee di trading, dei sistemi di trading che siano specifici, ok? Specifiche queste idee, almeno dei grafici dello strumento che voglio andare a tradare. Stamattina abbiamo fatto un piccolo webinar, ve l'ho già passato, quindi vi consiglio vivamente di scaricare la pillola di questa mattina dove c'è stata anche parecchia didattica e il focus è stato posto su questo discorso qui. Perché ripeto, se io vado, l'esempio che faccio sempre, a cercare un testa e spalle, per esempio, ribassista o rialzista, non importa. Questo lo trovo sia sul grafico del lancio casuale della monetina, sia sul grafico delle vendite di qualche più o meno noto prodotto venduto, e lo trovo anche appunto sul grafico di Larry Williams, quello delle temperature. Allora non va bene, non va bene. Se poi io il grafico non lo facessi lineare, ma lo facessi a candele, troverei tutti i pattern di prezzo dell'analisi delle candele giapponesi. E allora voglio cercare di più e stamattina vi ho dato un'altra idea. Perché? Che cosa sto imparando dal portafogli che peraltro sta girando veramente gran bene e quindi si sta in tempo reale, giorno dopo giorno, validando. Ha subito un po' il drawdown del Brexit, ma l'abbiamo già stra recuperato e stra superato. Ha lavorato bene la scorsa settimana sui tassi di GBP, quindi sta lavorando gran bene. Perché è un prodotto genuino e non overfittato, cosa importante, che nasce da questo concetto di trovare un'idea di trading che ci dia l'idea di andare long, short, ovviamente anche di rimanere flat. Una volta trovata l'idea per andare long o short, ed è un'idea che non necessariamente venga estratta dai grafici, allora poi sui grafici gli andiamo ad applicare un qualsiasi banalissimo pattern, perché i pattern per entrare nel mercato sono sia dei filtri e sia degli interruttori on-off e devono essere semplici, ma in realtà se li andiamo a programmare, ok, di riflesso verrà fuori un qualcosa di semplice, perché ripeto, inutile andare a fare un pattern arzigogolato che faccia, ok, anche dei voli pindarici e delle piroette, quando in realtà poi basta un qualcosa di molto semplice. Cioè, quello che fa la differenza è questo: trovare l'idea per andare long o short, ok? Se io avessi qualcuno nel di dentro, ok, potessi fare insider trading, mi basterebbe che questo qualcuno mi dicesse: Fabri, guarda, per tutta la prossima settimana vai long su euro-dollaro, per dire, no? Bene, grazie, a posto. Mettici solo uno stop loss che non venga preso dagli HFT, e ve ne ho già parlato, quindi tra i 75 e i 150 pips, e del resto poi entrerò long perché mi partirà un G1, perché mi taglierà una trend line, eccetera, eccetera. Ok? Bene, questo è un po' il concetto che abbiamo
nel report che vi mando ogni giorno. Allora, mi ha fatto notare Marco prima, e non ci avevo fatto caso, che effettivamente c'era scritto report 15 luglio, però fa fede, diciamo, come ho registrato, ho salvato il PDF, ok? Però se ricapita un errore del genere, me lo scrivete, così vi vado a togliere il dubbio immediatamente. Allora, quest'oggi il report è qua, quindi c'è euro dollaro, Audi dollaro, i due GBP, cioè euro GBP e GBP dollaro, e c'è anche GBP yen in osservazione, perché è uno strumento che abbiamo detto stamattina vada tradato solo in un certo modo. Bene, da lì in avanti voi potete o potreste stamparvelo, o se risparmiate carta va pure meglio, ve lo tenete su un monitor che magari usate per guardare il report e altre cose, magari dove avete i siti di news, di dati macro economici aperti, eccetera, insomma, e vi fate questo lavoro qui. E adesso io sposto un attimino il foglio e dico: io questa mattina ho scelto di tradare Audi dollaro. Però, ripeto, poi si possono andare a vedere anche altre operazioni. Allora, io semplicemente questa mattina su AUD USD ad un certo punto vedo, ed eravamo in questa zona, uscire. Faccio una premessa prima. Queste due Bollinger che vedete, gialla e magenta, sono delle normalissime Bollinger. Questo è importante proprio perché le Bollinger su questo grafico fungono da pattern, interruttore e anche filtro, sono una cosa grafica, ok? Però in realtà io le utilizzo solo nei punti frattali long oppure short, quindi non faccio l'utilizzo continuo della Bollinger, ok? Bene, quindi tanto così per ripassarle, sono le classiche 20, due deviazioni standard, e qua ho messo 80 per un semplice motivo pratico. Nel senso che ho detto in un'ora ci sono 4 candele a 15 minuti, per cui 20 per 4 uguale 80. Così ho un punto di vista anche orario. Sicuramente queste due linee, cioè queste due Bollinger, scusatemi, interagiscono tra di loro e mi creano dei punti di controllo del grafico. Su quei punti deciderò di entrare o meno se il frattale me lo dirà, mi dirà che l'idea è di andare long o short. Quindi, detto in altri termini, ancora più facilmente, ad un certo punto mi esce il prezzo qui dalla Bollinger Magenta. Bene, io qui ve l'ho scritto, ma lo ripeto, visto che ci sono delle persone nuove, così ci allineiamo. Ho scritto un'ora avanti rispetto all'Italia. Questo vuol dire andate a vedere le fuoriuscite dalle Bollinger su un broker che abbia un'ora avanti rispetto all'Italia. Quindi se voi su un broker che ha l'orario italiano leggete candela delle ore 10, ok, qui dovrete leggere candela delle ore 11, se no ve lo ricordate e traslate tutto, tutti questi scenari di un'ora. Ok? Bene, allora io ad un certo punto ho visto in temporale con voi che qui usciva e sono le 9, candela delle 9. Allora io vado a vedere dov'è AUD USD alle ore 9 e in un territorio negativo. E qui invece sulla parte alta della Bollinger. Finito 1 più 1, cioè 1 più 1 uguale 2, che nella fattispecie vuol dire short. Finito, basta. Ora, siccome qua stiamo tradando in discrezionale, e questo sarà poi secondo me importante da capire tutti quanti, e sarà veramente un webinar che voglio fare di cuore entro la fine di quest'anno, se ce la faccio. Ma se non è la fine di quest'anno, sarà i primi mesi del 2017. C'è un abisso tra tradare, scusatemi, in discrezionale e in sistematico. Il sistematico è sistematico, le fa tutte. Per cui io devo necessariamente comportarmi dal punto di vista matematico in un certo modo. Il discrezionale non le fa tutte. E quindi già da lì cambiano alcune regole, ok? Ripeto, ne abbiamo già parlato in Trading Room, ora vi metto così un attimino la pulce nell'orecchio e ci ragionate un attimino voi. Ricordatevi che il sistematico le fa tutte, per cui necessariamente devo avere degli accorgimenti matematici, ok? Bene, tradando in discrezionale, usando
Tutto, in realtà venerdì scorso abbiamo fatto un webinar per chi era agli inizi e non è che abbiamo avuto modo di poter sviluppare tutto, ovviamente, no? Però credo di avervi dato delle linee guida interessanti, ad esempio quelle delle trend line e altre cose che abbiamo detto venerdì, ok? Quindi il discorso è questo: io in discrezionale devo avere dei punti di riferimento che possono essere queste Bollinger, l'open price, lo sappiamo già, le trend line come vi ho fatto vedere venerdì e altre cose, ovviamente i cicli, no? Bene, e soprattutto in discrezionale non posso comportarmi come nel sistematico. Io credo che il sistematico, una volta trovata la giusta quadra, difficilmente possa essere smontabile, perché è una cosa che si può divulgare solo se viene usata appunto in maniera sistematica una certa idea, cioè certe idee sistematiche che producono dei risultati degni di nota, ok? Sono raggiungibili quei risultati degni di nota, oltre che grazie alla matematica, ne abbiamo già un po' parlato dell'effetto volano, eccetera, però sono raggiungibili perché fa tutto la macchina. Ma se io utilizzassi proprio in pieno un'EA di quelli che vi ho già fatto vedere che stanno girando in tempo reale, credo che probabilmente dopo un po' smetterei di usarlo, ok? Perché? Perché ad esempio tutti gli EA che vi ho fatto vedere vanno a fare delle sequenze a volte anche di 10 trade consecutivi in perdita. Chi è che alzi la mano, chi riuscirebbe in discrezionale a subire 10 stop loss di fila e insomma rimanere ancora sul pezzo e credere ancora a quella tecnica? Pochi o nessuno, addirittura direi più nessuno forse. Poi lasciamo stare che il position sizing direbbe che mentre fai questi 10 loss di fila dovresti abbassare il volume d'ingresso perché dovremmo usare l'antimartingala. Morale della favola: secondo me è interessante usare il frattale perché è una parte del motore che sta dietro e dentro ad ogni EA che vi ho fatto vedere e nel blog ne abbiamo già parlato abbastanza, però bisogna apportargli gli accorgimenti umani per poterlo replicare. E uno di questi accorgimenti e sicuramente stare su di percentuale di vincita, ok? Cercare di farne maggiormente in vincita, sequenze maggiormente in vincita, ogni tanto accusare uno stop loss. Diciamo che da quando l'abbiamo usato abbiamo messo da parte sicuramente almeno due o tre stop loss di una certa entità, che sapete quella che è, per cui possiamo andare avanti tranquillo. Chi iniziasse da domani, pian pianino vi mettete da parte uno stop loss, poi due e poi andate un po' più tranquilli, ok? Quindi, detto questo, è ovvio che per stare su di percentuale è ovvio che devo stare massimamente attento a tutte le zone target, quindi non posso oltremodo far correre senza tutelare la mia posizione. Quindi è normale che noi per alzare la percentuale di vincita, ok, di numero di operazioni in vincita, cosa facciamo? Appena entriamo a favore del frattale, che è questo qua, in accordo con l'interruttore, dobbiamo mettere almeno lo stop a pari, poi splittiamo, eccetera, eccetera. Però ripeto, mi voglio riservare la possibilità di fare un webinar veramente dove faremo il confronto tra le due modalità di trading. Detto questo, non volevo dilungarmi oltremodo, semplicemente io qui sono sull'interruttore, sono sulla mediana delle Bollinger orarie, sono sulla Bollinger alta a 15 minuti, sono nella candela oraria delle 9. Quindi alla candela successiva, le 10, le 11, le 12, le 13, anche le 14, ancora fino alle 15 sono short. Per cui cosa ho fatto? Sono entrato, vi ho condiviso il mio trade. Dopo un po', quando siamo arrivati, non mi ricordo più, a 9,5 pips circa, ho splittato, ho messo stop a pari. Qui non mi sono chiuso, benché fossimo sotto la Bollinger bassa, per il semplice motivo che avevamo tutta una finestra molto interessante short. Ok? Quindi un po' dopo un po' si prova a far correre. Detto questo, ad un altro certo punto mi è tornato su in faccia. Qui abbiamo fatto questa mattina tutti i vari ragionamenti sul discorso stop running, pivot point. Comunque, ad un certo punto, quando siamo andati un po' sopra il numero figura, in questa zona qui io sono entrato. Ovviamente nuovamente short, perché di nuovo da qui usciva, no? Sono le 11:30, candela delle 11:45, quindi voi non guardate i minuti, guardate la candela delle 11, candela delle 11 dove sono sul piano di lavoro, in questa qui. Se io entro short sulla Bollinger alta, quasi anche quella dell'orario,
alla fine delle ore 11. Le 12, le 13 calano un po', ma è anche una questione di volatilità, ok? Mediamente, evidentemente, tende ad abbassarsi un po' la volatilità in una giornata tipo questa alle 12, alle 13 di piattaforma. Però alle 14, alle 15 ancora posso andarne a beneficiare. Quindi, morale della favola, siamo rientrati qui short. Ad un certo punto ho splittato, credo, in questa zona, ok? Che era un papabile primo target come zona, effettivamente lì ha rallentato. Adesso qui non so che ora fosse quando ha accelerato, alle 15:30, insomma, è ripartito dalle 15, ha fatto la sgambettina alle 14:45, dalle 15 è ripartito. È ovvio che alle 15 siamo ancora di ribasso, adesso siamo sulla Bollinger Bassa. Io prima alle 2:30 ho ancora fatto uno split, poi ho deciso di lasciare lo stop a pari, di non toccare più nulla, perché mi sembra una giornata che per adesso è parecchio contratta, potrebbe anche darmi ancora delle soddisfazioni. Comunque vado overnight, ormai lo stop a pari, incassato, incassato per oggi, quindi va bene e quindi non lo contemplo più. Ok? Quindi questo era un po' un attimino il discorso da farsi. E secondo me è abbastanza semplice e lineare, nel senso che se vado su euro-dollaro, sul quale oggi abbiamo speso importanti parole cicliche, e quindi vi chiedo, per chi non l'avesse visto ancora la pillola di oggi, di guardarla entro i prossimi giorni, insomma, quando riuscite, vi torna più comodo, perché ho fatto una riflessione importante sui G4, ok? Perché i G4 sono dei cicli che anche il G1, il G2, il G3 ovviamente vanno conosciuti al meglio delle nostre possibilità, però il G4 è un ciclo, insomma, interessante, e quindi ho speso delle parole in merito al G4. Spendiamo poi in maniera ciclica, è il caso di dirlo, parole importanti sul G1, sull'aritmia, sul G2 e G3, e oggi è stato il caso del G4. Però anche qui, no? Se uno voleva usare i cicli, ok, c'è l'analisi. Se un'altra persona invece voleva usare solo il frattale, facciamolo negli orari in cui ci torna utile come europei. Allora qui alle 9 esce dalla Bollinger alta. Quella è un pattern molto simile a quello che abbiamo visto sull'Audi USD, no? Quindi esce lì. Quando sta per uscire, voi avete il frattale sotto gli occhi e vedete che sono le 9. Allora andate su euro-dollaro e vi dite: alle 9 cosa succede? E alle 9 anche qui è una candela ribassista e è coperta anche dall'ora successiva. Ma io quasi quasi, Fabri, proverei uno short. Va bene, ci sta. Effettivamente è andato bene. Effettivamente è andato bene. Ad un certo punto è chiaro: se shorto sulla Bollinger alta, arrivato sulla Bollinger bassa, la volatilità in quel momento è quella. Per cui bisogna, cioè, se uno entra, non è che lo sa dopo che se entra qui short, quando tocca la Bollinger bassa, questi sono, non lo so proprio, 12, 15, che ne so, 13, 12 pips. Non è che lo so dopo e quindi non posso fare niente perché solo 12 non mi basta. No, lo sapete prima perché la distanza delle Bollinger la vedete, ok? Quindi se voi decidete di entrare qui perché avete l'idea short del frattale e ve l'ho data molte ore prima. No, adesso no, non esageriamo. Qualche sì, in realtà oggi possiamo dirlo perché questo frattale ve l'ho spedito sabato, quindi lo avete sabato perché quello del lunedì lo potete già usare la domenica sera sui gap eventualmente. All'idea short che sapevate già come orari, gli abbinate l'interruttore che è il solito discorso della Bollinger, misurate quanto spazio c'è, sapete già che se entrate qui dopo 12-13 pips circa di discesa avete già un bel supporto e da lì quindi non dovete più perdere e mettere lo stop a pari. Ok? Bene, ad un altro certo punto poi da qui fino a qui mi esce dalla Bollinger bassa l'euro-dollaro. E io vado a vedere che qui sono le 9 come ora e qua sono le 10:45, quindi le 10. Allora, dalle 9 alle 10, lo sappiamo ma lo riguardiamo, il frattale è short, per cui non si abbinano le due cose, non collimano, cioè niente, il frattale direbbe short, l'interruttore pattern direbbe potrei andare in contrarian. Preferisco io usare il pattern per entrare a favore del frattale, quindi in questa fase qui non faccio niente. Se fosse un altro strumento tipo GBP Yen, e ribadisco il webinar di stamattina, scaricatevelo perché è importante sia per il G4
che per questo discorso di contrarian oppure di tendenza, di espansione, se questo strumento fosse GBP/Yen, rompendo qui e fossi entrato già anche lassù, magari per altre ragioni, perché su GBP/Yen consiglio di usare frattale in espansione, se entro qui, o comunque se fossi flat su GBP/Yen, posso entrare short qui sotto la Bollinger Bassa. Perché è uno strumento che quando parte, insomma, lo conosciamo, l'abbiamo visto lavorare tantissimo in questi mesi sul portafogli e abbiamo visto degli ingressi degli EA nel portafogli dove entravano e ingressi che a livello umano magari non verrebbero naturali da fare e invece poi l'EA andava in profitto, ok? Quindi non faccio niente in questa fascia. Ad un altro certo punto il prezzo rientra dalla Bollinger e rirompe in questa zona e sta rompendo anche adesso. Andiamo a vederle. Ora, quando rompe qui per la prima volta sono le 12:30, quindi siamo nella candela delle 12 e anche delle 13. Dove sta il frattale alle 12 alle 13? 12:13, il frattale è in posizione long. Benissimo. Allora, se uno vuol dar fiducia a questa idea, che ribadisco, è quantomeno una parte del motore degli EA, molto importante peraltro, allora io sono sotto alla Bollinger gialla, alla Bollinger Magenta, potrei avere i rendimenti tesi, potrei avere più avanti anche dei Wolf per dire, potrei avere altri interruttori. Morale della favola, questa è una zona dove al pari dei ragionamenti che abbiamo fatto prima sulla UD USD si può decidere di, intanto, se si fosse ancora short, di chiudere tutto, ok? E di mettersi anche long, ok? Man mano che andiamo avanti nella giornata, l'effetto va a diminuire, va a scemare, e questo è il motivo per il quale io adesso sulla UD USD, dove già ho splittato e sono a posto così, o stop a pari. È vero che adesso stiamo sulle Bollinger Basse dalle 15 e adesso sono le 16. Se io vado a vedere frattale 15-16, 15 era ancora short, ma alle 16 potrei chiudere tutto e mettermi long. Ecco. Diciamo che questo va contestualizzato, ok? Ne abbiamo già parlato, ne riparleremo. È chiaro, io potrei chiudere tutto lo short e essermi anche già girato long. Non lo faccio perché ad un certo punto la giornata preferisco lasciarla andare, è una cosa mia. Quindi voglio stare dentro e poi se non mi prende lo stop a pari di oggi e di domani nella seduta asiatica, domani mattina vediamo. Ovviamente se avremo subito un frattale long e un'idea di interruttore long, chiuderò lo short e mi girerò long. Quindi lo lascio andare, ok? Ma questo è normale, nel senso che ognuno di noi poi sulla fine prende degli spunti di qui e di là e poi ovviamente ci mette del proprio. Ritornando su euro-dollaro, che in questo momento sta uscendo dalla Bollinger alta, in realtà è uscito anche qui alle 15 e alle 16:45, quindi candela delle 15 e delle 16. Candela delle 15 su euro dollaro, qui ripeto, sbagliato è il 18, ma lo vedete qui in alto. Candela delle 15 e delle 16 è interessante se fossi long chiudere sicuramente i long e si potrebbe mettersi short. Ora però dobbiamo intervenire anche un po' con la nostra bravura, nel senso che oggi si vede abbastanza che dopo la giornata di venerdì lunga a ribasso, oggi sembra essere una giornata in mano soprattutto alle istituzioni intraday, quelle che vendono i massimi, comprano i minimi e non ci mettono oltremodo volatilità. Quindi probabilmente stanno di nuovo, perché veramente ciclica questa cosa, di nuovo prendendo posizione, faranno un giorno, due, tre di posizioni, esattamente come hanno fatto su euro-dollaro, lo dicevamo stamattina nella pillola. E poi dopo giornate così arrivano le giornate fiondate al ribasso o al rialzo, ok? Quindi tenete presente anche che, lo dico da una vita, una lunga candela ribassista o al contrario, una lunga candela rialzista, però qua in questo caso l'abbiamo ribassista, tendano mediamente sui mercati al 65%. Questo 65% è generico un po' per tutti i mercati. Poi ognuno di voi si va a specializzare sul mercato preciso, quindi in questo caso euro-dollaro. Però semplicemente dopo una lunga giornata, tendenzialmente al 65%, il giorno dopo arriva l'effetto contrarian. Quindi questa è lunga, il giorno dopo arriva più un effetto long, ok? Questa è lunga, il giorno dopo arriva più un effetto long, questa è lunga, questa è lunga, questa è lunga, lunga, lunga. Insomma, tutte quelle lunghe vedete che il giorno dopo o rallentano, ok, o barra invertono. Per cui oggi, se
se uno volesse anche mettere tutto insieme, potrebbe ragionare proprio in questo modo: vado long solo qui perché io qui sono sotto le Bollinger, ho il frattale long e venerdì è stata una lunga giornata ribassista, per cui qui io vado long. Allora, in questo modo sicuramente andiamo a creare un vantaggio statistico nei confronti del cliccare con il semplice lancio con la monetina. Se uno le vuole far tutte, è chiaro che avrebbe già shortato qui e, che ne so, sul tocco della mediana si metteva pari, quindi veniva stoppato pari, e adesso mentre sto parlando clicca in short e poi andiamo a vedere come andrà a finire, se vorrete, domani, nel senso che è ovvio questo. Io non lo faccio per tutte le ragioni che ho spiegato questa mattina, soprattutto cicliche, ma anche legate al discorso della candela lunga di venerdì, ok? Allora, quindi questo è quello che abbiamo fatto per iniziare la settimana. Pian pianino i nuovi arrivati si andranno ad allineare, quindi sostanzialmente, per chiudere questo discorso, poi vediamo i cicli, si sta tranquilli in postazione, si aspetta che lo strumento esca dalle Bollinger. Una volta usciti, qui non abbiamo avuto segnali stamattina sui GBP perché erano, mentre scendeva il frattale era short, mentre saliva il frattale era long, eccetera, poi non sono più usciti, abbiamo fatto uno qui short e l'altro qui. Quindi si aspetta che il prezzo esca o sopra o sotto. Appena esce, frattale sul monitor di fianco, benissimo, è in accordo. Allora farei solo espansione sul GBP yen. Se non è in accordo, vado in contrarian sugli altri strumenti, che sono questi quattro. Ok? Bene, chiudiamo qui il discorso del trading con i frattali come idea più interruttore.